Il libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Io, Giovanni, vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo, la voce che prima avevo udito parlarmi come una fronda diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui preso dallo Spirito, ed ecco, c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a piastra e corbellino. Un arcobaleno simile nell'aspetto sferale avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti, corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lama, voce e tuono. Rendevano davanti al trono sette frati francesi, che sono sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente sempre attestato. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un uomo, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come un uomo, il quarto vivente era simile ad un albero di un popolo. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei anni, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non c'è nessuno di ripetere: santo, 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 il Signore Dio onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendono onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui.